assistere. Pezzana, ma in fase di 6 punti. 3 per Marco, 3 per la conclusione. Pavolucchio di Tassi, tutto corto sulla traiettoria della disco. Andando subito in avanti con la palla, degli avanti passanti, allora riparte in velocità il pochino, più o meno, 5 gol in destra, un tiro violentissimo di avanti. La voce della regia di Radio Studio Eco, quindi la vedo in questa nave. Dato il passo bene avanti, attenzione, Felicetti, la conclusione della parata di palle da linea. Felicetti che va a disturbare, azione manovrata davvero pericolosissima in questo primo minuto di gioco per il passo con una Felicetti che ha dato lo stesso. E forse che può contare lo silenzio, ma lo faccio con lei sinistra con Tedesco, il tiro 14 e 40 Vitoplos si accentra con la gentile che è mandato da Veluca, ma insiste e passa ancora con Vitoplos. Lui ha visto in avanti a beneficio dei compagni, lo riceve nuovamente dietro la gabbia di Lung, poi organizza la scatola, zanata centrale, tiro di Coppando, giusto il fortuna con Cazzola, Cazzola c'è dietro di libero, nessuno lo controlla, c'è il gol, così ma dall'altro il gioco di maggiore surplus per Lampezzo. Spagno riesce a ribadire a rete la sua conclusione verso il gol! Cacco murato Tedesco, il tiro di Ricordiano, assiste però Cortina pericolosamente la parà sulla giù d'attacco, ma soprattutto il ma ora oggi si va in avanti la porta, la parata è la porta sicura, la porta a ma il capo di un sotto Iori, si può fare il tempo d'attacco Iori, guardo là Tedesco sulla foggia di Hermansson, la conclusione, il gol! Sul terzo attacco non riesco, Cazzola allora se ne va, arriva Mizzi, Hermansson è rimorchio, che sapeva che attenzione che si intervive in dentro, allora! Vediamo se questo contropiede di Mizzi, ecco il primo visto di contropiede, ecco la parata di attenzione, è uscito Valerino, è uscito il sesto uomo, c'è un anno fatto che il disco comunque era entrato alle spalle di Lyung. Zanatta, gioco ripreso, insistono ancora i cortinesi con Zanatta e Pietronero dalle retrovie, ancora per Vistopoulos, Zanatta e Pietronero, Zanatta con il tiro di deviazione, Tedesco. Tedesco, 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 T
cortina, ma Mezzi riesce. Sì, la partita si è svolta abbastanza in parità, diciamo che siamo riusciti a fare un gol di più nell'overtime, per cui concludiamo questo 2020 appunto con una vittoria, anche se parziale. Continueremo sicuro a lavorare per il proseguimento del campionato e vedremo cosa ci aspetta, diciamo. Ci aspettavamo che il Cortina venisse qua con tutte le intenzioni per vincere la partita. Sapevamo che la partita era dura, che la partita era tirata, le squadre sono molto alla pari e sapevamo a cosa andavamo incontro. Ci hanno messo pressione in diversi momenti della partita, ma tutto sommato sono felice perché si è riusciti ad andare avanti. Sicuramente è una bella esperienza, la squadra mi ha accolto veramente bene, dai più vecchi ai più giovani, vado d'accordo con tutti, devo dire, nella squadra, mi trovo veramente bene, gli allenamenti sono buoni, intensi. Tipo di gioco anche mi piace, siamo una squadra che pian piano ci stiamo amalgamando bene bene e possiamo essere, come dice anche sempre l'allenatore, una squadra pericolosa. Esatto, poi io non sono un giocatore che è un playmaker, cioè non sarò tanto un playmaker, sono tanto un lavoratore, quindi riesco ad amalgamarmi bene quasi tutte le linee che il coach vuole mettermi, quindi non vedo altri problemi. Poi in Germania anche avevamo un allenatore che cambiava spesso le linee e faceva provare, quindi dovevi adattarti se volevi giocare.